Ciao ragazzi, siamo qui oggi per presentarvi il nuovo Predator. Vi faccio vedere giusto qualche aspetto principale, perché questa è una versione beta, quella finale poi verrà con alcune modifiche, ma iniziamo direttamente da lui. Predator 7 pollici, più che altro studiato per il long range, un nuovo materiale, si chiama PA12, è un nylon. Questo tipo di telaio è stampato con macchine professionali che costano più di 500.000 euro, non mie ovviamente, me le faccio stampare. È un 7 pollici ultra compatto, qua a fianco abbiamo un 5 pollici, come vedete più o meno siamo lì, telaio date cut, quindi le eliche non entrano nell'inquadratura della cam. Sui laterali ci sono delle prese d'aria che convogliono l'aria direttamente sull'ESC che è al suo interno. Qui davanti abbiamo dei condotti dell'aria che vanno direttamente sulla O3 o sulla O4, sulla VTX che monterete all'interno, dove le eliche comprimono l'aria al suo interno e la raffreddano per non farlo surriscaldare. L'aria calda esce dalla parte posteriore. Qui abbiamo le USB-C sia per collegarsi alla VTX che per collegarsi alla FC senza dover aprire il telaio. Il telaio è molto resistente, dentro ha delle nervature e sul retro possiamo vedere queste squame dove all'interno ci si può alloggiare un LED con vari tipi di effetti. Sul retro ci si possono mettere delle doppie antenne, dipende da cosa volete montargli sopra. Qua dietro si possono montare anche gli SMA oppure antenne normali, oppure un'antenna singola sul retro lunga. Essendo che al suo interno ci si può alloggiare anche un buzzer autoalimentato, per poterlo disalimentare basta avvicinare una calamita qui sopra e il buzzer si disalimenta, cioè un contatto magnetico. Qua sul fianco abbiamo l'XT60 per collegare la batteria. Le antenne sono già predisposte, due antenne AT, una di qua e una sul retro. Sul fondo si può alloggiare la batteria. Qui davanti si può collocare anche una cam aggiuntiva, una GoPro o cose simili. Diciamo che il modello finale avrà le varie modifiche per collegare la O4 che è appena uscita. Al suo interno c'è una paratia, un telaio in fibra di carbonio dove ci si possono avvitare tutte le componentistiche che vengono avvitate da sotto. Quindi la cosa comoda anche è che potete montare tutto fuori sul tavolo, poi prendere tutta l'elettronica, metterla dentro il drone e collegare solo i motori. Quindi è anche comodo da poter fare esternamente. Sono state disegnate anche degli alloggiamenti per batterie agli ioni di litio che vengono messe qua sotto. Nella versione nuova gli strap sono in questa maniera, così che uno può decidere se mettere una o due batterie in base all'esigenza. Quindi le batterie vanno messe così. Altra nota importante, come potete vedere non c'è nessun cavo sui bracci, perché all'interno ci sono delle scanalature dove poter far entrare tutti i cavi. I cavi in uscita dal motore sono appoggiati su un alloggiamento in modo tale da non piegarli e non rovinarli, quindi si fanno entrare i cavi direttamente, si prende l'elettronica montata fuori precedentemente, una volta messa l'elettronica dentro basta saldare i cavi dei motori e il gioco è fatto. All'interno del drone basta togliere le quattro viti laterali, e adesso ho già rimosso 1, 2, 3 e 4, e si può aprire la calotta. Vi faccio vedere prima questo. La calotta dentro ha dei distanziali che servono, una volta chiuso, a impacchettare il drone in modo tale che non abbia torsione. Al suo interno c'è una piastra in fibra di carbonio con tutti gli attacchi possibili immaginabili per qualsiasi cosa volete montare. Questa viene estratta, viene montata tutta l'elettronica e poi potete metterla dentro e collegare i motori, o saldandoli o mettendogli dei connettori apposta per i motori. Al di sotto c'è lo spazio per poter includere un GPS, e nell'altro modello, questa è la versione prima, nell'altro modello sul retro c'è anche lo spazio per poter mettere un LED che è stato programmato per lampeggiare su e giù, ma potete fargli quello che volete. Ora apriamo questa. Al suo interno qui davanti c'è la DJI, dietro c'è l'elettronica che volete mettere. Potete vedere, io ho fatto esplodere tutti i cavi ma nessuno se ne accorgerà perché tanto rimane chiuso. Qui dietro, come vi ho spiegato prima, c'è l'interruttore magnetico per spegnere il buzzer, e qui ci sono i condotti, ora non so se riuscite a vederli, i condotti che comprimono l'aria direttamente sulla VTX per non farla surriscaldare. Qui al di sotto ci sono il GPS e i LED, le porte sì, di FC e della VTX. Questi sono i distanziali montati su supporti in TPU che, una volta chiusi, molto semplicemente, una volta avvitati, rendono molto compatto il telaio. Allora, questo qua mi vuole distruggere un drone oggi. No, il telaio, facciamo le prove di resistenza. Con prove di resistenza del telaio. Anche qua per terra. Qua per terra. Lo stai facendo cadere a 700 km orari? Lancialo in alto, quello è già caduto da 10 metri quello. Cadute così non ha assolutamente niente. È resistente al materiale, anche adesso leggermente. Proviamo rassi. Contro un albero. Sì, ma non farlo finire nel fiume, che non lo prendiamo più, eh. Come gli piace spaccare il mio drone. Occhio che vi piglia in testa. Proviamo contro questo. Vai.
Si è rotto l'albero. Mizzica che legnata che ci hai dato sto giro. Guarda là, no? Qua si è rotto. A sto giro si è rotto. Andiamo contro la pietra. Allora, questo è rimasto, quello contro l'albero che ha preso. Però contro la pietra non ha fatto niente. Buttalo anche più veloce. Ok, si è rotto. Adesso qua. Si è rotto. Diciamo che testa. Quella è la polvere che è rimasta dentro da quando l'hanno fatto. Quelle PA12. È ancora intero comunque. Volendo, puoi ancora volarci. Diciamo che per spaccarlo ci vanno degli impatti proprio violenti, eh. Non ci lamentiamo. Direi il test è superato, cosa che a quella potenza di lancio anche col carbonio non è che deve finire molto bene, giusto? Certo. E no, nonostante mentre lo piega. Nonostante è tutto spaccato, non riesco a romperlo. Un drone da long range non è fatto per lo share. Basta che non vibri.